ragazzi, oggi niente intro stupida, anzi cercheremo di aumentare il livello culturale di questo video. Materiale fantastico, nero, profumo molto buono, di letame maturo. Bella raga, sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi davanti a questo tendone rosso perché stiamo per assistere a una delle cose più spettacolari di una vecchia che si toglie la dentiera. Cosa c'è di più bello? Sì che non è buona. Oggi si prospetta un video fuori dai coppi, quindi arriviamo almeno a 3000 mi piace. E ricordatevi raga che ogni 1000 mi piace equivale a una bastonata conk, quindi ne vale la pena. Come una patata. Parto subito col dire raga che c'è caldo, ci sono le zanzare, quindi potrei impiccarmi. Va bene, non siamo qui per assistere a un Salam Simulator, bensì perché voglio mostrarvi loro. Il tendone si deve aprire. 6.5 hours later. Oggi raga le figure di merda abbondano. E lo credo bene. Eccoli qui appunto i nostri due Ronaldo. Uno è quello sano, l'altro è quello affetto dal Tibet. Ma sono praticamente la stessa cosa. E dato che mi sono accorto che il prestito durava ancora una partita, ho detto perché non inserirlo in un video ignorante. Probabilmente era per salvargli la dignità, ma fa lo stesso. Come punta a sinistra abbiamo Cristiano Ronaldo, che non è affatto il Cristiano Ronaldo originale, perché come sapete l'originale ha insomma interferenze col Tibet. E da lì si può capire qual è il Ronaldo di qualità e quello no. È un po' come le cose Doc, Dop, in questo caso è Dob, ovvero di origine. Come punta a destra abbiamo lui, Ronaldo Pompeu da Silva, noto anche come Ronaldo. Lui è il Ronaldo originale, quello che ha interferenze con il Tibet, che lo rende un fenomeno. Comunque ragazzi, insomma in campo vedremo soprattutto lui. Ma abbiamo perso anche fin troppo tempo e prima che le zanzare possano divorarmi un'altra volta, io direi di andare a cercare il nostro avversario per mostrarvi la potenza di questi due Ronaldo. One eternity. Avversario trovato, siamo contro Terbatiki, con una serie A stupenda che probabilmente ci impasterà come il burro. Ma la nostra attenzione principalmente ricade sul Raimondo Vianello con riporto. Noto come iettatore professionista, averlo contro è sempre una disgrazia. Mai quanto avere metti un zizi, sia chiaro. È proprio quello che ci vuole. Sempre lui, Teixeira, la mette in mezzo per Ronaldo. Vai Ronny, ancora lui, tiene palla, Ronaldo, sempre lui, tira! Dai Teixeira, sei da imbalsamare come i procioni. No, prendilo, vai sotto Nutria, renditi utile, non farla andare avanti, vai sotto conco di merda, non farlo. Ovviamente quando si ha una Nutria come terzino non è che puoi fare una partita normale. No, un minuto, siamo già sotto. Raga, veramente, ma Conco non è che pressa come difensore. Cioè lui si attacca al suo giocatore, poi cerca di calargli i pantaloni. Qualcuno se fa qualcosa non è che mi fa schifo. No, non mi piacciono. Prendila, brava Nutria, così mi piaci. Non temere di prendere rosso. Dai Neymar, fai qualcosa. Ma raga, questo si infila come le vongole. Cagnotta, per fortuna che il portiere è santo e lui c'ha le cozze in campo. Questo è bravissimo a giocare, quindi probabilmente ci infilerà le... Ma cosa fai? Thiago Silva, maledetto. E ribadisco, raga, per fortuna che il portiere è santo. Falla giocare la Nutria, tiene palla, cerca di saltarsi il dribbling della Nutria. Conco ancora lui, li dribbla come, non lo so, quando cercano di pestare i topi. Poi i topi non li pestano, ma non so cosa fanno, gli sparano in discarica. A giocare Ramirez, ancora lui, Dai Ramirez, non perde palla la Nutria. Ok, raga, fino al primo tempo stiamo perdendo 1-0. Insomma, partita a degrado per quello che riguarda la zona difensiva. 5 tiri contro in porta per lui, 2 tiri non in porta per noi. Insomma, la partita tende più dalla sua parte. Noi siamo bombardati totalmente e anche abbastanza scriptati. Thiago Silva, raga, probabilmente si tirerà le carote bollite prima di entrare in campo. Non male il Ronaldo del Tibet. Disastroso il Ronaldo, quello 93, quello scarsone, insomma. Adesso prendiamo uno di quei gol che porca mignotta butte. Bravissimo Ronaldo. Ronaldo, sei dai linciare, però sei stato bravo. Ronaldo, ancora lui. L'altro lungo a cercare Ronaldo fake. Corri Ronaldo. Dai raga, ma cosa fa? Ma è più scriptato di una nonna che non dà da mangiare al nipote. Uno check, sì. Recupera Ramirez, a cercare Ronaldo, controlla, prova. Cosa prova? Prova i 4 salti in padella al massimo. Controlla benissimo Ramirez, ancora lui. L'altro a cercare William, controlla, William, la metti in mezzo per... Parla mi d'amore. Raga, deve esserci uno spacciatore di carote bollite in giro perché è un disastro. A giocare Ramirez, l'altro gioco per Ronaldo. Bellissimo, vai Ronny, sei solo. Ronny, non puoi sbagliare. Ronaldo, ancora, maledetto tiro. William, almeno tu. E William, 1-1, 84esimo minuto. Proprio lui, troviamo la parità all'ultimo. Dopo che il Ronaldo fake fa l'ennesima boiata della partita. Questa è la chiara prova, raga, che il Tibet fa la sua differenza. Quindi raga, lanciamo l'hashtag, io sto con il Ronaldo del Tibet. Alessandro, a giocare William, che viene stuprato mano avanti. William, per Ramirez, tira!
A parte il rosso, comunque, già che per terra Ramirez, datagli una bastonata sulla faccia. È proprio quello che ci vuole. Niente, abbiamo finito anche il secondo tempo. 7 tiri, 4 in porta per lui, 9 tiri, 7 in porta per lui. Stiamo andando meglio in questo secondo tempo. Meno ignorante la Nutri, ha fatto un qualche salvataggio che lo salva dal linciaggio generale. Oh. No, dove sono i difensori? Dove sono i... Raga, portiere più santo del secolo. Ok, già era santo, però è ancora più santo. Dai, William, mostraci il potere dei tuoi corvi sulla testa. Non farla. Ma cosa aspetti, William? Ma sei un tossico di carote, non... Raga, ditelo voi. Ma sembra che c'hai le lontre morte nei piedi. Bellissimo. Vai, Ronaldo. Ancora Ronaldo. Imprendibile. Ronaldo, con le skill. Infermabile. Ronaldo, tira. Rosso, me l'hanno ucciso, arbitro idiota. E niente, finiti anche i tempi supplementari. Ci toccano i calci di rigore. E come saprete, io nei calci di rigore faccio palesemente schifo. E lo credo bene. Prego, Santone, dimostraci di essere santo. Ti prego, Santone, dimostraci di essere santo. Il palo è santo quanto il portiere. Santone, prendila questa, mi raccomando. Vai, Santone, vai, Santone, il Santone. Con il tuffo della rana ne para un altro. Vai, Teixeira, vai, Teixeira, vai, Teixeira. Vai a cagare, Santone, tutto nelle tue mani. Vai, Santone, dimostraci di essere sempre più santo. Dimostraci di essere sempre più santo. La portiamo a casa i calci di rigore. Grazie soprattutto al nostro Santone. Riusciamo a portarla a casa, ragazzi. È stata comunque una partita stupenda. Conco, non toccarli, perché se li rendi poi ignoranti, io dopo mi ritrovo una squadra di asini. Insomma, in una squadra di asini al massimo possiamo trainarci un carretto. Una cosa spettacolare. Migliore in campo il Santone. D'altronde è santo, raga. Come si dice ogni volta, non poteva essere altrimenti. Guardate, raga, quanto conta il Tibet in un Ronaldo. Cioè, 6 e 4 contro 6. Non c'è storia, il Tibet fa la sua differenza. La Nutri è terzo migliore in campo, ma lo lasciamo perdere. 8 tiri, 5 in porta per noi, 16 tiri, 13 in porta per lui. Ci ha bombardato, ragazzi, c'è da dire che ci ha veramente bombardato. E bene, ragazzi, io prima di morire di caldo chiudo qui il video. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Iscrivetevi al canale se avete pagina di Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Qui The Flame, dalla coppia di Ronaldo, da Conco Nutri ignorante, che non è andato malissimo oggi. È tutto, bella rega. 'Cause I'm a free.